la squadra capolista, bentornati sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate like. È tutto completamente gratuito. Prima di andare a perculare una squadra che ormai è diventato troppo facile, ringraziamo questa squadra per offrirci su un piatto d'argento ogni giorno i video. E ogni giorno era perculato, ormai è diventato troppo facile. Volevo ringraziare tanti interisti. C'è un po' di astio ultimamente, no? Tra me e loro c'è un po' di astio. Ho notato un po' di nervosismo ultimamente. Gli ultimi due o tre video che l'ho perculati, ho notato un po' di nervosismo. Visto che stanno contribuendo alla ricrescita di questo canale da quando l'ho aperto, hanno sempre una dolce parola per me in questi giorni. Visto che non accettano le perculate, volevo ringraziare il 40%, perché io ho fatto un sondaggio e ho fatto una cosa seria. Volevo ringraziare il 40% di questi interisti che ha contribuito lasciandomi un Restante 60% ho preferito fare la combo, cioè lasciare una frase tipo grandissimo testa di di calcio, non capisci un tornatene nelle fogne, vai a fare in Visto che io vi voglio bene, voglio fare pace con voi, perché comunque bisogna fare pace. Io stuzzico, voi rispondete, giustamente. Volevo anch'io contribuire e lasciarvi un messaggio. Mandatevela a fanculo. La Juventus ogni giorno ci serve su un piatto d'argento il video della giornata. È diventato troppo facile ormai, dopo tutto quello che sta succedendo in campo, fuori dal campo, Pogba, adesso salta fuori Fagioli. Fagioli è indagato per scommesse illecite, cioè andava a fare le scommesse su siti vietati. C'è un'indagine in corso, quindi bisogna confermare la cosa. Però, comunque, dal momento che scatta l'indagine, qualcosa di vero c'è, no? Il passato insegna che ogni volta che c'è stata un'indagine, qualcosa di vero sotto c'è. E se viene confermata, il ragazzo rischia 3 anni di squalifica. Fino a 3 anni di squalifica. Io dico no. Ma come cazzo ti viene di andare a scommettere su siti illegali poi? Tu capisci che ti rovini la carriera così? Sei giovane, sei molto giovane. C'è bisogno di andare a scommettere. Ma poi voi che avete tutti questi soldi del mondo, noi che dobbiamo andare a sgobbare come gli animali per prendere uno stipendio misero, non facciamo certe cose, le fate voi. Le fate voi che siete pieni di soldi, che potete permettervi tutto quello che volete, andare a scommettere su siti legali per arricchirvi ancora di più. Ma vi rendete conto? Cioè, ma vergognatevi, vergognatevi. Poi non ho più parlato di Pogba, che comunque è stato confermato. La dopata è stata confermata. Non abbiamo fatto in tempo a dire di Pogba, salta fuori i Fagioli. Io, Juventini, se fossi in voi, mi chiuderei nello sgabuzzino e con una pentola mi prenderei i marroni a pentolate. Adesso, mi raccomando, youtuber juventini, televisioni, non cominciate a fare i video, i servizi dove il sistema ce l'ha con noi, sempre noi con la Juve, è il sistema che ce l'ha con noi, lo fanno tutti ma beccano solo noi. No, no, lo fate solo voi, lo fate solo voi, non è il sistema che ce l'ha con voi, lo fate solo voi. Vi voglio bene a tutti e sempre forza diavolo.